scrivere, a ricordare il teorema, allora noi abbiamo una porzione di superficie regolare che cos'è? Phi va da T che sta in R2, e T è la chiusura di un aperto che diciamo, la cui frontiera si possa parametrizzare con una lunga regolare, va su S, S sta in R3, quindi avremo x phi di un q a tre coordinate, phi 1 di un q, phi 2 di un q, phi 3 di un q, oppure altrettanto lo possiamo chiamare x di un q a seconda della convenienza, y di un q, z di un q. Questa qui per ragioni tecniche la prendiamo di classe C2. Diciamo phi è definita da phi per contenuto in A, A è aperto, e phi la prendiamo di classe C2 di sua. Poi abbiamo psi, un diciamo S a sua volta è contenuto in un aperto B contenuto in R3, e poi abbiamo C da B a valori in R3, campo vettoriale, quindi C di classe C1. Allora il teorema di Stokes dice quando sei? Dice che l'integrale lungo S del rotore di psi scalare n in desima, n versione della normale alla superficie, poi vediamo quale, questo deve essere uguale all'integrale su ds più di psi 1 in dx più psi 2 in dx più psi 3 in dz, dove psi 1, psi 2 e psi 3 non sono altro che le componenti di psi. Questo si chiama flusso del rotore attraverso la superficie e questo si chiama circuitazione del campo vettoriale sul bordo della superficie. Ds non è altro che phi di dt, sia visto come sostegno ma soprattutto visto come curva regolare, perché diciamo dt era una, si poteva parametrizzare una curva regolare andando a comporre con phi, se c'è una parametrizzazione di una curva regolare in R3 per il bordo di S. Ok? Allora dobbiamo andare a scrivere questi due integrali. Allora, quello da sinistra è più lungo da scrivere, però non ci dobbiamo fare nessuna operazione, dobbiamo semplicemente applicare la definizione di integrale di superficie. Allora, per scrivere quello di sinistra, abbiamo già cominciato a farlo, poi ci siamo un attimo interrotti, lo ripetiamo. Allora, qua prima calcoliamo il rotore, x, y e z versure, d in dx, d in dx, d in z, psi 2, psi 3, le componenti del rotore sono d psi 3 in dx, in dx, meno dx, d in z, psi 1 in z, meno dx, d in dx, psi 2 in dx, meno dx, poi calcoliamo phi u esterno phi v, n è uguale a phi u esterno phi v normalizzato. Il più starà a significare un verso di percorrenza del bordo di S coerente con questo verso di n qua, cioè la parametrizzazione mi dà due versori di tangente che mi, prodotto esterno mi dà un versore normale, uno dei due, perché sono due, uno non, è, non c'è un interno e un esterno qui in generale, però più significa che un osservatore che è disposto con i piedi sulla superficie e per il quale n punta dai piedi verso la testa deve vedere il verso di percorrenza del bordo di S andiamo. Ok? Allora, phi esterno phi v si fa così.
Le componenti sono queste. Poi devo fare il flusso del rotore e devo applicare le funzioni di integrale superficiale, cioè devo fare prodotto scalare con due vetture in A, questo pezzo scalare lo posso portare fuori e si semplifica con la norma di flusso esterno FV che c'è nella definizione di integrale superficiale. E quindi mi viene questa formula. Ok? Va bene. Adesso, dove però non ho scritto esplicitamente la dipendenza di Psi3 non dipende da U e da V direttamente, ma dipende da U e da V tramite la Φ, quindi Psi1, tutte queste derivate, Psi2, Psi3 e tutte queste derivate sono calcolate non in UV ma in Φ di UV. Ok? Quindi questo è da ricordarsi. Adesso cosa devo fare? Questa la lascio perché mi serve. Casomai, meglio lasciarla. Meglio cancellare e rinunciare. Andiamo a scrivere l'altro. Tanto l'enunciato ormai non conosciamo. Abbiamo detto anche ieri. Andiamo a scrivere l'altro integrale. In questo caso devo fare integrale su la frontiera di S più di psi 1 in dx più psi 2 in dy più psi 3 in dz. Allora, come si trasforma questo un integrale di u di v? Allora, prima di tutto dobbiamo capire qual è la relazione tra dx, dy e dz di u di v. Allora, da questa uguaglianza Φ 1 di V uguale X di V di 2 di V uguale X di V e Φ 3 di V uguale Z di V. E ne ricaviamo, anche se non facciamo esplicitamente la parametrizzazione della frontiera di T, ne ricaviamo per il teorema della applicazione dello Jacobiano, l'applicazione composta, che dx deve essere dφ1 in du du più dφ1 in du du. Allo stesso modo dy deve essere dφ2 in du du più dφ2 in du. E dz deve essere dφ3 in du du più dφ3 in du du. Andando a sostituire, qua mi viene integrale ds più diciamo che questa che stiamo andando a scrivere come integrale è ottenuto dalla stessa parametrizzazione prima φ. Allora, la parametrizzazione Φ produrrà sul bordo di diciamo di S un verso di percorrenza coerente con quel versore. Cioè qui non, alla fine ci dobbiamo trovare con i segni. Per quale motivo? Perché allora, se Φ e Φ sono questi, che vuol dire che diciamo, mettiamoci molto vicino alla frontiera. Se Φ e Φ sono questi, che vuol dire? Qui non cambiano di molto se mi sposto da qui a qui. Allora vorrà dire che la mia io sto andando da questa parte, quindi
diciamo, sto andando da questa parte, quindi se mi metto qui giro così, ma se faccio più esterno più più, se fate il prodotto esterno vi viene un vettore che viene da questa parte, quindi è coerente con la definizione, cioè vi viene un vettore che, se state, immaginate che la superficie sia questa e voi ci state con i piedi sopra, diciamo, il vettore viene verso di voi e voi vedete per verso percorrenza in senso antiorario. Qua l'ho fatto bidimensionale, bisogna farlo tridimensionale, ma il concetto è lo stesso. Quindi, cioè, nel momento in cui usiamo phi per parametrizzare dentro oppure phi per parametrizzare la frontiera, sta tutto a posto, ci dobbiamo trovare così. Ok. Allora, per prima cosa facciamo questa sostituzione. Separiamo l'integrale di u e di v. Quindi qua mi viene psi 1 del 1 in del v più psi 2 del 2 in del v più psi 3 del 3 in del u più integrale su ds più si 1 d di 1 in d più si 2 d di 2 in d più si 3 d di 3 in d adesso ovviamente non abbiamo immediatamente l'uguaglianza dei due integrali, però adesso siamo scusate un attimo, questo è dt più dt più siamo passati, cioè sulla frontiera lì, perché siamo passati a dt. Allora, a questo punto, cosa dobbiamo fare? Noi, questo è un integrale su t, questo è un integrale sulla frontiera t, orientata automaticamente positivamente, perché phi percorreva la frontiera di t positivamente. E allora, per portare questo a un integrale su t, basta applicare al contrario le formule di Gauss-Green. Allora, ci andiamo a scrivere un attimo le formule di Gauss-Green. Le scrivo qua in basso a destra. Io ho che integrale di f su dt più di f in dv è uguale a integrale su t df in du du dv, e qua non ci devo mettere nessun meno, e qua invece integrale su dt più di f in du è uguale a integrale meno integrale su t in tv e tv. Ok? Allora andiamo a scrivere, però ecco, ci dobbiamo ricordare adesso quello che avevo detto prima, che psi 1, psi 2 e psi 3 non sono dipendenti diretti, non sono di un v, ma sono di phi u. Quindi quando andiamo a derivare psi 1, psi 2 e psi 3 dobbiamo fare la derivata secondo la regola di derivazione. Quindi cominciamo a prendere il primo, quello in du. Quindi questo integrale qua, integrale su dt più di psi 1 dt 1 in du, chiamiamolo con una lettera così non occupiamo spazio, questo qui che lo chiamiamo c1 oppure i1, allora, i1, anzi la lettera la metto di sopra così non ho alcun spazio, questo lo chiamiamo I1. Allora, I1 è uguale a integrale a meno
chiamo le psi. Però ci dobbiamo ricordargli quella cosa lì. Quindi io devo fare dx1 in dx per, ma x è f1, quindi df1 in dx più dx1 in dx per df2 in df1 più dx1 in dz per df3 in df1. Per df1 in df1 sto derivando prima le prime componenti, poi deriverò le altre, più integrale, cioè più l'integrale lasciamo stare fuori, tanto verrà chiuso da df2 alla fine, più dx2 in dx dx1 in df1 più dx2 in dx df2 in df1 più dx3 dx2 in dz dx3 in df1 per dx2 in df1 più, queste le cancello, ormai ce le ricordiamo, avremo df3 in dx df1 in df1 in df1 più df3 in dx df2 in df1 più dx3 in dz D3 D1 per D3 più, adesso che devo fare? Devo derivare, qui avrò psi 1 allora qui devo derivare rispetto a 1, quindi avrò la derivata seconda di f1 rispetto a 1 due volte più c2 per la derivata seconda di f2 rispetto a 1 due volte più c3 per la derivata seconda di f3 rispetto a 1 due volte in d1 più. Adesso all'altro pezzo dobbiamo applicare l'altra forma di Gauss-Green, quindi dobbiamo stavolta derivare rispetto a v, e quando derivo rispetto a v là il meno non ci sta. Questa è la derivata rispetto a u. Scusate, mi pare che abbiamo applicato il segno integrale di f in d, sì, perché qua ho sbagliato, integrale di f, questa era in d1, integrale di f in d1 d in più è uguale a integrale meno integrale di df in dv del v. Il segno è giusto, solo che devo derivare rispetto a v. Quindi andiamo a correggere v, 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 u, v, 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 u, v, 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 u. E allora qui avrò du, dv, du, v, du, dv. Ok. Ok. Poi stavolta invece il segno è più, però dalla sua volta devo derivare rispetto a 1. Quindi avrò allora, dx1
la larghezza non è omogenea, però cerco di rispettare la larghezza di prima, così quando andiamo a sommare viene meno. Abbiamo de C2 de X de F1 in de U più de C2 in de X de F2 in de U più de C3 in de Z de C3 in de U de F2 del Q più D si 3 D X D U D U D si 3 D X D 2 D U più D si 3 più D 0 D 3 D U D 3 in D U più. E adesso faccio le derivate invece a destra, quindi mi verrà C1 derivata seconda di F1 rispetto a V e U più C2 della derivata seconda di F1 rispetto a V e U più C3 per la derivata seconda di F3 rispetto a V e U. Il tutto in, in questo integrale era in DU DV, perché era l'integrale doppio, non ha applicato Gauss di U. E anche questo è DU DV. Ok, a questo punto potete osservare che davanti ai due integrali uno c'è di meno, quindi quando vado a sommare questi due pezzi sono fuori e se ne vanno, quindi pezzi con le derivate seconde se ne vanno. Ok, ora ci rimane semplicemente da confrontare questa somma e quest'altra somma. Allora qui, se ci fate caso, quando vado a fare la moltiplicazione ho 12 pezzi, perché ogni moltiplicazione mi porta 4 pezzi, 4 più 4 più 4 sono 12 pezzi. In particolare, seguiamo una componente del campo, per esempio prendiamo la Psi 3, con la Psi 3 ce ne saranno 4 pezzi, 2 qua, anzi 4 pezzi, 2 qua e 2 qua e poi qua non c'è. Ok? Quindi C1, C2, C3, seguiamo queste tre componenti, andiamo a vedere che qui invece teoricamente di pezzi ce ne sono di più, perché se ci fate caso sono 9 e 9 sono 18. Però se si semplifica. Per esempio, andiamo a scrivere soltanto, diciamo, ormai siamo arrivati al 2, quindi il resto lo possiamo cancellare. Andiamo a scrivere soltanto i pezzi che compaiono allora, questo era il 1, qua era il 2, questo è il 1 più 1, questo è, secondo me, questo è il primo momento. Primo. Dell'equazione del teorema. Allora, andiamo a vedere. Allora, secondo me, facciamo il controllo su C1, i pezzi che contengono C1. Allora, qua mi viene integrale esteso a T. Qua ci sono tre pezzi, quindi viene meno dx1 in dx df1 in dv df1 in dv o meno dx1 in dx a D F2 in D V D F1 in D V o meno D C1 in D Z D F3 in D V D F1 in D V. Adesso
poi abbiamo altri tre da qua, quindi abbiamo più dx1 in dx dx1 in du dx1 in du più dx1 in dx dx1 fi2 in du dx1 in du più dx1 in dz dx3 in du dx1 in dv. Questo è solo, diciamo, quello che compare il secondo membro che riguarda la fusione. Allora, notiamo che qui ci sono due pezzi, quelli in questi qua, che sono opposti. Quali sono i pezzi che sono opposti? Quando compare il fiume e il fiume e più 1 1 1. Qua invece avete del fi1, qua avete fi2 e fi1, fi2 e fi1, ovviamente con i pezzi con le lettere di integrazione scambiate e le altre. Adesso andiamo a vedere l'altro, il primo membro. Oh, è chiaro che una volta fatto per psi 1 il controllo funziona pure per psi 2 e psi 3, perché diciamo, l'espressione funziona allo stesso modo tramite una permutazione ciclica degli indici 1, 2 e 3. Ok, allora andiamo a vedere se nel primo membro, qui che abbiamo? La psi 1, abbiamo detto, abbiamo due pezzi qua, abbiamo integrale steso a t di d psi 1 in dz che moltiplica d di 3 in d u d di 1 in d v meno d di 1 in d u d di 3 in d v più anzi meno d psi 1 in d psi no che moltiplica d di 1 in d u d di 2 in d v meno d di 2 in d u d di 1 in d v e il tutto è d u d v. Quindi il numero dei pezzi è lo stesso, dobbiamo vedere che coincide. Allora, questo d psi 1 in z d psi 1 in z d fi 3 in dv d fi 1 in du c'è cioè col meno. Allora questo è uguale a questo, mettiamoci il segno. Poi d psi 1 in dz questo è uguale a questo, mettiamo un altro segno. Poi d psi 1 in dy di fi1 in du, di fi2 in du è questo qua, col meno e meno si trova, quindi mettiamo il terzo segno, e questo qua invece deve essere col più, e quindi ci mettiamo un altro segno, e deve essere questo qua. Ok? Quindi effettivamente i pezzi che si trovano in tutti e due i membri dell'integrale sono uguali. Sento qua, Oh, questo quindi vi ho detto che alla fine era un cambio di variabile, non è niente di che la forma di Stokes. Non è, diciamo, dal punto di vista teorico, non è più profonda delle, diciamo, in più rispetto alle forme di Gauss-Green nel piano, ci sta il fatto che c'è il cambio di variabile per cui abbiamo un integrale di superficie. Però in realtà vi ho detto ieri
che tutte queste formule sono figlie di un'unica formula, che diciamo quindi, che però non possiamo fare, perché non possiamo fare la teoria delle K forme differenziali, cioè nel senso che quando fai tutta la teoria delle K forme differenziali, allora c'hai questa visione unificante e quindi guadagni una visione più semplice delle cose, però prima devi fare 2 mesi di lavoro, cioè 2 mesi no, ma una ventina di ore di lavoro, anche 3 mesi ci vogliono. E non abbiamo il tempo di farlo. Va bene. Detto questo, stop, come teoria stop. Adesso facciamo una piccola pausa e poi svolgiamo alcuni esercizi tratti dai compiti.